Ostia è una meraviglia, rappresenta uno dei più importanti siti archeologici della nostra nazione, all'interno del quale ci sono grandi valori e soprattutto c'è una grande storia, la storia dell'antica Roma. In questo momento sono attivi in Italia tantissimi scavi perché noi in legge di bilancio abbiamo voluto rifinanziare le attività di scavo perché coerentemente con l'articolo 9 della Costituzione c'è da tutelare ma c'è anche da valorizzare. Quindi faccio i miei complimenti a chi sta lavorando e a chi consente di riportare alla luce testimonianze molto importanti che, come dire, sono la geografia identitaria della nostra nazione. All'interno dell'area sacra di Via della Foce, la cosiddetta area sacra repubblicana, uno dei luoghi più antichi, da più tempo frequentati della città di Ostia. E qui, nell'ambito di un intervento finanziato con fondi CIPE, destinato alla messa in sicurezza, al restauro per la riapertura al pubblico dell'area stessa, abbiamo avuto l'opportunità di scavare all'interno di un pozzo, il pozzo che si trova davanti alla scalinata del Tempio di Ercole. L'area sacra, oltre a questo edificio, comprende anche altri apprestamenti destinati al culto, il tempio di Asclepio, Esculapio o il tempio dell'area rotonda. E lo scavo all'interno del pozzo, che si è approfondito fino a 3 metri circa dal piano di campagna attuale, ha consentito il recupero di tutta una serie di frammenti e altre evidenze archeologiche che hanno uno specifico significato evidentemente connesso al culto. Abbiamo potuto recuperare ceramiche di vario genere, anche in forma miniaturistica, e diverse ossa animali, segnalo in particolare quelle di bovino e quelle di maiale, che quindi alludono a particolari sacrifici consumati nell'area stessa, alcune delle quali bruciate, anche altri resti, carbonizzati, una serie di noccioli di pesca. Che sono anche questi evidentemente legati alla ritualità che si svolgeva all'interno dell'area, e più in particolare alcuni elementi in legno lavorato, caratterizzati dalla presenza di modanature che fanno anche pensare a innesti reciproci fra questi elementi in legno, e uno in particolare ha una forma a calice o a imbuto, ma che stiamo appunto studiando per verificare più precisamente la morfologia e la funzione dell'oggetto.